militanti e i sindacalisti di sinistra. L'avvocato non se n'è mai dissociato, ma quando è stato lui l'uomo che deteneva il potere, il pugno di ferro non lo ha quasi mai usato. Gli americani cosa dissero di quella? Erano contentissimi. Quando parlai della cosa a loro con Kennedy erano contentissimi. Di questa esperienza, di questo tentativo, di questa avventura. E i russi, lei incontrò Kosho. Pare sorride. Quando uno dice un grande investimento, non è un grande investimento nostro. L'investimento è tutto loro, l'azienda è tutta loro. Noi abbiamo dato l'assistenza, l'abbiamo fatto, abbiamo preso una cifra per il lavoro che abbiamo fatto, relativamente modesta, non è che era una grossa cifra, ma abbiamo dato moltissimo lavoro a tutte le fabbriche di macchine utenze italiane, da tutto quello che c'era intorno all'automobile. Quindi è stata un'operazione molto proficua per l'industria italiana. Fu Valletta che iniziò questa politica, fu lei che la portò avanti. Io ricordo che i russi volevano fare una vettura popolare. E la Fiat già studiava questo nel 54-55. Ci avevamo i documenti sul tavolo, i negoziati aperti con i russi, al momento dell'operazione Ungheria, dell'occupazione, della tragedia dell'Ungheria, la Letta disse hanno risposto da soli e buttò via le carte. Quindi come vede veniva da lontano. Ed è vero quindi che un rapporto tra la grande politica, cioè il ritenere possibile la distensione e quegli investimenti c'era. Non credo che l'investimento fosse fatto con quella finalità, ma certamente il salto di qualità che ha fatto la Fiat con questi impianti russi è stato enorme. Da una delle varie industrie automobilistiche europee è diventata la più interessante, la più importante, diciamo la più parlata del mondo. Nuova con molti giovani e ragazze. L'Unione Sovietica, dopo terribili privazioni in nome del benessere, comincia a produrre più beni di consumo. Era il comunismo dal volto umano, di cui allora tanto si parlava. Una promessa non mantenuta. Simpatico, divertente, anomalo, pieno di scherzi, pieno di battute. Ricordo andai a una fiera che l'Italia fece a Mosca. Il ministro del commercio estero a quel momento era Preti, che si occupava del commercio. E Khrushchev disse, a noi piacciono i capitalisti e i comunisti, i socialisti non li avrebbero tutti i partiti. Operai italiani che andavano in Russia, i tecnici italiani che andavano in Russia, che racconti vi facevano? Lavorare insieme, i russi sono buoni operai. Non voglio dire a lei che hanno la pigrizia dei napoletani, perché non è esatto, ma sono dei buoni operai. Avevano stima degli addestratori che li mandavamo sul posto, i nostri operai erano contenti, l'arma più di tanto non ci volevano stare, questo mi pare evidente. Erano più contenti della convivenza con la gente che non ammiratori del sistema, questo è chiaro. Con la presidenza della Fiat vennero grandi responsabilità. Alla Fiat si diceva come in casa Savoia, si regna uno alla volta. E fino al 66 regnava Valletta. Il figlio Edoardo. Edoardo qualche anno più tardi con la sorella Margherita. La moglie Marella. La dimora settecentesca di Villar Perosa. Marella Agnelli posò per alcuni grandi fotografi, Avedon, Blumenfeld, Gergo, Schenfer.
presidenza Agnelli comincia un nuovo capitolo della storia della Fiat. Nel 1966 cambiano le cose. Valletta si ritira, lascia la presidenza della Fiat e lei diventa presidente della Fiat. No, Valletta ha lasciato, mi pare, 82-83 anni. Era uno o due anni che mi diceva a fine anno lascio, poi mi diceva lascio l'assemblea di giugno, poi lascio la fine dell'anno. Poi mi detto, capiva benissimo che la sua vita, che il lavoro della Fiat, infatti, quando ha lasciato il nostro anno dopo. Ma però mi diceva anche sempre, lascio la Fiat sicura, con risorse finanziarie notevoli, con rapporti interni operari facili, con un mercato facile. Questa era l'età 66. Nel 68 è cominciato tutto, con il 48 l'abbiamo vissuto. Questo è per dire come il mondo. Difficile che io ho vissuto furono gli anni 70, soprattutto per la crisi petrolifera. Improvvisamente ci fu questa moltiplicazione del prezzo del petrolio che buttò in crisi tutto il mondo capitalista e industriale. In quel periodo erano veramente momenti difficili, i momenti in cui ho dovuto chiamare partner in Fiat il mondo libico. Non bisogna dimenticare che in quel momento la CUP aveva preso l'Iran come socia, il Kuwait era entrato in Daimler-Benz, quindi diciamo, questo eccesso di finanza che si creava nei paesi petroliferi veniva a rispettare. Avevano moltissimo denaro. Avevano molto denaro, e noi ne avevamo bisogno. Soci della Fiat. L'azienda, spiegò l'avvocato, aveva bisogno di denaro contante. Gheddafi era per la Fiat un socio fuori dall'ordinario e preoccupante, anche perché gli americani lo vedevano come il fumo negli occhi. Poi dal 76 all'80 abbiamo avuto anni difficilissimi, nei rapporti con i sindacati, difficili per l'indicizzazione dei salari automatiche che io avevo concesso come presidente di Confindustria, ma si è trovata ad affrontare negli anni di inflazione rapidissima, difficili, perché c'erano i primi embrioni di terrorismo nelle fabbriche, nella società. E come vivevate? Perché io ero... lo vivevamo come sempre, andando in fabbrica, seguendo le cose nostre, naturalmente. Era un periodo molto triste, perché quando ti ferivano, ti ammazzavano qualcuno, non è di fare nulla, per loro ci rapinano dei dirigenti, ci hanno ammazzato un direttore in Argentina, e questo poi non era solo in Italia, era abbastanza generalizzato. Un momento, ma che la cosa più disperante è non poter fare niente. Ed era questo il momento in cui si pensava qualche volta che forse la Fiat non sarebbe riuscita a venire a capo di tante difficoltà. Penso non solo al terrorismo, ma alla crisi petrolifera, penso anche a un sistema politico italiano in cui si parlava di irizzare la Fiat. Io non l'ho mai pensato questo. Io non l'ho mai pensato che l'irizzazione non poteva che esistere con la volontà di voler essere irizzato. E questa Fiat non c'è mai stato. Voi
cosa avete fatto? Ma quello che dice, nel mondo della Fiat, io non ho avuto un attimo di esitazione. E ritengo e credo che tutta la gente con cui lavoravamo e che era intorno a me non ha mai dubitato che non avesse un attimo di esitazione, l'hanno mai avuto loro. Quindi direi che nei momenti difficili ognuno deve fare il suo mestiere, essere convinto che sia la cosa giusta da fare e fare la fine in fondo. In Fiat si è sempre pensato così e nel caso degli anni 70 siamo stati anche la guida di quella che è stato un rovesciamento di discipline e di termini di vita. Sciopero ad oltranza la Fiat. Le fabbriche sono paralizzate. Per sistemare i conti in dissesto, l'azienda deve licenziare. Il segretario del Partito Comunista, Enrico Berlinguer, promette l'appoggio del partito se gli operai occuperanno le officine. I lavoratori hanno strappato nel corso degli ultimi 10 anni, con tante pure e vittoriose lotte. Avete avuto l'impressione che altri settori in Italia forse non abbiano tenuto altrettanto bene quanto voi? Guardi, la fine degli anni del 79, prima dell'80, poco prima della morte di Moro, dei 40.000, sì, dopo la morte di Moro, sì. Evidentemente c'era della gente che era preoccupata di quello che sarebbe potuto succedere. Io ricordo che ricevevo pressioni e telefonate, stia attento che se l'officina si unisce all'università andiamo a finire nei guai. Cosa succede se fate i dubbi a Torino domani mi attaccano, mi occupano la prefettura? La persona in posizione di responsabile, evidentemente le persone responsabili che avevano questo giudizio. E in gran parte grazie ai vomiti, ma la Fiat ha tenuto duro ed ha fatto bene a farlo. Credo che se ognuno fa il suo mestiere alla fine si dà, alla fine paga. Voi avete ricevuto molte minacce in quel periodo, no? Boh, le minacce non preoccupano nessuno, Se uno riceve delle minacce, non è che cambia la sua strada. La marcia dei 40.000. La contestazione ha avuto tempi lunghissimi a Fiat. Cominciata nell'autunno caldo del 69, è andata avanti per 11 anni. I quadri intermedi dell'azienda erano stati emarginati, spesso umiliati e minacciati. Nessuno pensava che la loro esasperazione coinvolgesse tanta gente. Organizzata la marcia di 40.000. E guardi, uno, cioè, l'uomo fondamentale è stato Alisio, il semisindacalista repubblicano, l'uomo che ha mobilitato questo mondo di paraborghesia occupata alla Fiat o in qualche modo dipendente dalla Fiat. Ed è stato un momento cruciale quello nella storia di Torino. Non voglio usare la parola restaurazione dell'ordine e della disciplina, è stato il ritorno a quelle che erano le regole normali da un periodo in cui se ne era usciti completamente e si rischiava di andare tutti a pezzi. Gianni Agnelli con re Juan Carlos di Spagna, la regina Elisabetta d'Inghilterra, il presidente francese Valéry Giscard d'Estaing, Yasser Arafat e Simon Peres, l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger, Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, il successore di Reagan, George Bush, il leader sovietico, Mikhail Gorbaciov. È parte dell'enigma di Agnelli. Perché questo ruolo di ambasciatore d'Italia con i potenti del mondo? Lei ha conosciuto alcuni degli uomini, degli statisti più importanti in questo mezzo secolo, Kennedy, Khrushchev, Reagan, Tito, De Gaulle. Quali sono state secondo lei le persone che le hanno fatto più impressione come uomini che facevano la storia? Questo è difficile perché un uomo come Tito era un paese relativamente piccolo con dei problemi colossali che ha risolto magnificamente e vediamo adesso che razza di problemi fossero. Un uomo come De Gaulle ha avuto di recuperare la Francia
per la tragedia della seconda guerra mondiale ed è un uomo di dimensioni enormi come di dimensioni enormi del suo paese. Un uomo come Kennedy è un uomo nuovo, giovane, simpatico, audace, con un seguito di tutto il paese. Poi la tragica fine che ha fatto ancora l'ha fatto passare come leggenda alla storia. Un uomo come Churchill l'ho conosciuto vecchio, l'ho conosciuto evidentemente dopo la guerra, l'ho conosciuto già ancora qui, di nuovo qui ogni isola sulla sua via della decadenza. Lo si ascoltava, come succede agli uomini di una certa età, dove ogni tanto dicono delle cose eccezionali e poi hanno delle lunghe pause. E degli italiani? Papai l'ho conosciuto, certo, Andreotti l'ho conosciuto, certo, tutta la fila dei cattolici li ho conosciuti, perché hanno anche governato per 40 anni, incessantemente, ho conosciuto Craxi. Di questi personaggi, qual è, se dovessi dirne due o tre che gli hanno fatto particolarmente impressione, come uomini di straordinaria capacità, pensa che potrebbe fare qualche nome? Guardi, un uomo che certamente ha fatto una cosa straordinaria è Amato. Quando Amato ha preso la responsabilità del paese, ha dovuto rovesciare una situazione economica difficile, e certamente un uomo, da un punto di vista dei risultati, da un punto di vista del lavoro, ha fatto qualcosa di eccezionale. Certamente Ciampi non ha mai avuto esitazioni nell'insistere per portare il paese verso la moneta unica, e ci è riuscito, anche questo è un risultato notevole. I nomi politici a posteriori li giudico più dai risultati ottenuti che non da altre considerazioni. Nella storia della Fiat. Il Lingotto è la presa di coscienza delle dimensioni dell'industria dell'automobile del dopo prima guerra mondiale. Diciamo tra il 18 e il 24 fu completato questo immenso impianto di automobili che dimostrava l'ottimismo, la fiducia e quanto si credesse nello sviluppo dell'automobile. Cosa ne disse le complici? Le complici disse che da un punto di vista pratico la più bella architettura che avesse visto. L'architetto è un architetto nostro piemontese che si chiama Battetrucco, che diventò famoso per questa costruzione. Di un avvenirismo spettacoloso da tale epoca. L'avvenirismo era soprattutto nelle dimensioni. Cosa fu la storia proprio della Fiat degli anni Ottanta? Un periodo di crescita e di prosperità. Non so se si è fatto il miglior uso di quella prosperità. E poi verranno anni di grande crisi di nuovo. La prima crisi sarà quella del mondo comunista. Scusa, più presto. L'attesa, non c'è ombra di dubbio, è cominciata dalla Polonia con un gioco di domino arrivata fino all'Unione Sovietica. E forse è arrivata anche troppo presto, perché non c'era la preparazione della coordinazione delle conseguenze. Lei questi grandi uomini della storia comunista, li ha conosciuti da Togliatti in poi, ce ne può dare un giudizio? Io Togliatti l'ho conosciuto poco, però un giudizio l'ha dato la storia. È stato indubbiamente un capo dell'opposizione moderato e che ha contribuito alla ricostruzione dell'Italia, su questo non c'è dubbio. Io personalmente credo che l'elezione del 48 non le volesse nemmeno. Questo però è un giudizio personale come gli altri. Poi i grandi comunisti evidentemente ho conosciuto Lama, più come sindacalista. Di Vittorio prima? No, Di Vittorio non l'ho conosciuto. Lama? Lama bene, l'ho conosciuto bene. L'ho conosciuto più come sindacalista che come comunista. E com'erano i rapporti con Lama? Che idea si fa? Ma i rapporti con Lama erano eccellenti, prima di tutto perché è un uomo molto simpatico. È un uomo molto diretto, è un uomo a cui ci si parlava dicendo. Non credo che mi abbia mai detto una bugia, io non l'ho mai detta a lui certamente. Abbiamo fatto dei passi insieme, qualcosa abbiamo fatto, qualcosa meno. E Berlinguer? L'ho conosciuto poco,
la mia impressione è che è un uomo arcaico, è un uomo arcaico ed è un uomo anche del mezzogiorno, cosa che non pensavo. E questo in qualche modo mi ricordava loro, era l'uomo del profondo sud, il profondo a noi, era un uomo evidentemente di una rispettabilità assoluta e anche di gradevole conversazione, però era un uomo che non guidava l'automobile e per me inconcepibile. Sentendone parlare di comunisti, mi era alla mente un vecchio libro di collegio che si chiamava I carissimi nemici. C'è qualcosa di questo? Cioè, era un rapporto tutto sommato, malgrado le grandi differenze di stima e qualche volta anche di amicizia, mi sembra di capire. Di stima certo, verso gli uomini di qualità la stima c'è sempre. Amicizia, direi che forse la persona con cui è stato più amico è l'ama. Amicizia non c'è. Non avevo molti amici comunisti, non prenderei nessuno. Fidel Castro esce da Casagnelli, dove è stato a cena. Roma è anche il centro del cattolicesimo. I suoi rapporti con il Papa, con i Papi. Ma diciamo una cosa, diciamo che li ho conosciuti. Ho conosciuto Papa Pacelli, bene, ho conosciuto Papa Montini, bene. Ho conosciuto semmai meglio l'ultimo pontefice, lui Tiva. Ho conosciuto meglio perché la Fiat ha grossi interessi in Polonia. Hanno fatto grosse fabbriche in Polonia e quindi era sempre interessato di sapere qual è il rapporto con gli operai. Ricordo che partì da Varsavia per Roma lo stesso pomeriggio che partivano Vicenza e Voitiva, quando poi Voitiva fu fatto Papa a Roma. Ricordo che andai ai funerali di Montini del 75-76, allora presidente di Confindustria, in casa San Pietro di Serona, una cerimonia. Ricordo che c'erano Spadolini e Craxi, evidentemente non del mondo cattolico, mi ricordo che erano vicini e torreggiavano questi due grandi uomini in piazza San Pietro. Poi, Voitiva l'ho visto parecchie volte, e ogni volta ho parlato soprattutto della Polonia. Ma della Polonia ho parlato di Jaruzelski, ho parlato del periodo di Jaruzelski, dell'attuale situazione economica del paese, dei rapporti con gli operai, insomma, è un paese a cui siamo molto vicini. Devo dire che allora pareva molto più probabile che fosse fatto Papa Wyszyński di Voitiva. La vela è la grande passione. Ad altri sport cui teneva molto, lo sci per esempio, ha rinunciato. Operazioni negli anni, al cuore e alla gamba per di guerre mai completamente guarita, ne hanno limitato i movimenti. Non è più presidente della Fiat, ma presidente onorario. Rimane saldamente al centro dell'azienda. Forse ha qualche rimpianto, certo, tanti grandi ricordi. È il momento di molti rendiconti. E crede che sia possibile fare un bilancio sulla prima Repubblica? Sono vissuto, ho visto la realtà del dopoguerra, ho visto la classe politica che ha preso la responsabilità del paese nel 48, ha fatto dell'Italia un miracolo. Effettivamente, il legame con gli altri presidenti del Consiglio Cattolico che era l'Avenaro e Schumann per la costruzione dell'Europa, l'adesione alla NATO, i primi tempi della hanno ancorato l'Italia a un sistema che nel sistema alternativo era tragico. Il ruolo di Mattei e dell'industria di Stato nel miracolo economico italiano. Ma Mattei è stato un grandissimo imprenditore, un uomo con delle visioni internazionali. Un uomo che se uno vede l'Eni di oggi può veramente giudicare quali sono state le prime imprese.
spese sue quasi di dimensioni che non aveva previsto. Direi che tra la fine dell'ENCE sarebbe stato un eccellente rapporto. Ci trovavamo in giro per il mondo, lavoravamo insieme e abbiamo sempre avuto una stima immensa. Per quanto riguarda poi la fine di Mattei, ci sono mille e mille spiegazioni. C'è chi dice che è stata la mafia, c'è chi dice che sono state le strette sorelle, chi la Sicilia, la verità è che nessuno lo sa. Insomma, lei è un aereo che io conoscevo, un pilota del Tuzzi, ho volato parecchie volte con quell'aereo. Era un Messerschmitt messo in ordine con dei motori di Renault. Il pilota si chiamava Bertuzzi, piloti nostri sono stati con loro e ritengono che era i limiti estremi di autonomia quando è arrivato in Italia a Buscapé. E c'è un temporale terribile. Quindi è possibile che sia caduto da solo, come è possibile che il quarto ordine sia stato messo a scappare a quel momento. La teoria di oggi è che l'ordine è scoppiato quando ha tirato fuori il terreno. La verità non la sa nessuno. E a questo proposito si parla molto di misteri italiani, tanti attentati, tante cose non spiegate. Attribuire i misteri all'Italia è bello dal punto di vista letterario, piace di più. La verità è che il mistero c'è dappertutto. C'è ancora oggi il mistero di come è scomparso Delia, c'è ancora il mistero di chi e come è stato ucciso Kennedy. I miseri sono comuni a tutti i paesi, a tutte le province, a tutte le colonie. Cosa significa per la sua famiglia? Beh, come sempre, come
come sempre, diciamo, ci si succede a generazioni. E bisogna che in ogni generazione ci sia una persona capace e scelta. Nel caso della famiglia nostra c'è un figlio, il figlio Giovanni di mio fratello, che mi pare avesse tutte le caratteristiche per accogliere la responsabilità. Oggi c'ho un figlio di mia figlia che è giovane, su cui ho messo tutta la possibile attenzione dell'azienda e che mi pare che abbia le caratteristiche per poterlo fare. La famiglia che cosa rappresenta per lei? La famiglia, come per tutti gli italiani, rappresenta molto. È l'uto da cui parte tutto il resto. Lei ha molti nipoti, penso. Beh, diciamo una cosa, a me non mi dicono le grandi famiglie, nel caso nostro di famiglia numerosa. Famiglia numerosa, quello che i demografi chiamano alto tasso di fertilità. Praticamente da mio nonno e mia nonna oggi siamo più di 100. No, mia figlia ha 8 figli, noi siamo 7 fratelli e sorella, mia sorella Susanna ha 5 figli. Il matrimonio che cosa ha rappresentato per lei? Ormai sono passati 40-50 anni. Quindi mia moglie ha certo giocato un grandissimo ruolo nella mia vita. E oggi direi che fa parte quasi di un gioco di squadra. Il bilancio della sua una vita dedicata alla figlia, cosa ci può dire? Se parliamo di un secolo, del secolo, diciamo, all'inizio del secolo la Fiat non c'era. La Fiat che c'è oggi, inutile sia ripetere che cos'è, sono 250.000 persone che ci lavorano, sono 2 milioni e mezzo di vetture prodotte all'anno, sono 90.000 miliardi di fatturato, sono insomma una dimensione industriale che credo ha fatto un grosso servizio al paese. In questo secolo sono milioni le persone che hanno lavorato per la Fiat, milioni e milioni le vetture che sono state vendute in Italia, all'estero, i clienti che abbiamo raggiunto. Se poi mi chiedi il mio contributo, io contributo nella seconda parte del secolo, mentre la parte gloriosa della Fiat evidentemente è stata chi l'ha creata e chi l'ha fatta. In questa seconda parte del secolo io ho coperto la responsabilità, la somma delle responsabilità per 30 anni, in quei 30 anni la mia gratificazione è stata la gente con cui ho lavorato e credo che sono 30 anni che per la Fiat sono stati anche utili. Un bilancio positivo. Sta agli altri a giudicare, non a me. Qualcosa che rimpiange di aver fatto, qualche errore che pensa che avrebbe potuto essere evitato? Guardi, gli errori se ne fanno tanti, però gli errori non si fanno da soli, quindi se non ne preferisco non parlare. Successi, un successo, un'operazione particolare che lei ricorda con piacere? Ma come lei sa, il successo ha sempre mille padri, la tragedia è orfana. Quindi della tragedia non ho, dei guai non ho parlato, e anche dei successi, successi di lei si vedono nei numeri della Fiat. Il suo rapporto con gli operai della Fiat? Con gli operai in generale. Diciamo che non credo di essere considerato un reazionario, non credo nemmeno di essere considerato un padrone prevaricatore. La mia conoscenza della vita operaia viene soprattutto dall'essere stato qualche decina d'anni sindaco di Villar Perosa. Quindi conosco qual è la condizione operaia, conosco le case in cui vivono, conosco gli orari che fanno e credo che loro sanno quanto possa essere difficile il mestiere che faccio io. Questo è tutto. Direi che i rapporti, non so se sono buoni, spero.